Allora, partiamo con un quintetto d'eccezione. In quest'estate ci hanno dato veramente un sacco di belle soddisfazioni. Eh sì, ce l'ha un po' spoilerato Davide. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio di chi parliamo. Parliamo di alcune ragazze la cui casa è l'Accademia Internazionale di Brescia, dove lavorano sotto la guida del direttore tecnico Enrico Casella e degli allenatori Marco Campodonico e Monica Bergamelli. Il loro palcoscenico sono le pedane internazionali, dove negli ultimi anni hanno conquistato un successo dopo l'altro, soprattutto nella rassegna 5 cerchi, un percorso lastricato di podi, iniziato nel 2019 con il bronzo mondiale a Stoccarda, passato per il quarto posto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 e culminato negli ultimi anni con le affermazioni nel vecchio continente. Ad agosto 2022 gli agenti del gruppo sportivo delle Fiamme Oro avevano vinto il concorso squadre all'Europeo di Monaco, un traguardo bissato nel 2024. Sono le cinque ginnaste della nazionale di artistica femminile che ai recenti Giochi Olimpici di Parigi 2024 hanno vinto la medaglia d'argento a squadre. Le vedo brillare, sono qui, eccole qua. La nazionale di artistica femminile, Alice D'Amato, Marina Esposito, Angela Andreoli, Giorgia Villa ed Elisa Iorio. Aspetta, grazie Angela che ci ha raggiunto nonostante l'infortunio. Grazie ragazzi. Prego ragazzi, ha voluto essere qui nonostante il centro l'infortunio. Del palco. Assolutamente accomodatevi. Ah, che belle che siete, venite qui al centro, venite qui al centro. Angela, hai fatto 10 passi per farne ancora altri 2, ecco per venire qui al centro. Tanto grazie, l'Italia tutta vi ringrazia per quanto ci avete regalato questa estate, per le bellissime emozioni. Lo raccontavamo nella biografia, voi arrivate da varie zone d'Italia, ma in realtà la vostra casa è l'Accademia Internazionale di Brescia. È lì che insomma nasce un po' tutto, vero? Buonasera a tutti, io nell'Accademia Internazionale di Brescia sono arrivata 2 anni fa e mi sono unita a questo splendido gruppo con cui siamo riusciti a, appunto, a guadagnarci la medaglia d'argento di squadra a Parigi. E 2 anni che sono qui e mi sento parte del gruppo come se fossi da tanto tempo. Loro sono unite ormai penso da più di 10 anni, perché loro sono veramente cresciute insieme e io diciamo che mi sono integrata dopo. Beh, quindi ti hanno accolto alla grande. Angela, ci puoi raccontare che cosa è successo? Lo so, è la prima cosa che ti chiedono quando ti incontrano probabilmente, ma anche i giornali sappiamo già del recente incidente appunto. Buonasera a tutti, sì, io purtroppo in una gara poco tempo fa, una settimana e mezza fa in Svizzera, mi sono infortunata a un ginocchio e quindi dovrò sottopormi a un intervento. Però vabbè, fa parte comunque dello sport, ci sono vari infortuni nella carriera di ogni atleta e quindi dobbiamo solo affrontare tutta questa cosa col sorriso, con l'aiuto di persone, con l'aiuto delle compagne soprattutto e ritornare più forti di prima. Chi mi racconta invece l'emozione? L'emozione di salire sul podio e cantare l'inno di Mameli, chi me lo racconta di voi? Beh, noi, buonasera a tutti, noi siamo partite con un grande obiettivo che era quello di raggiungere la medaglia di squadra, perché sono anni che lavoriamo per questo e lavoriamo con questo gruppo da tantissimi anni, siamo cresciute insieme, quindi questo era il nostro obiettivo principale. Però poi a fine Olimpiade è arrivato il regalo più grande, la medaglia d'oro, e è stato strano sentire l'inno di Mameli, però me lo sono goduto al massimo e sono davvero contentissima. Cioè, nel senso che eri in bambola, eri sì, non ero eri in un'altra... come biasimarla. Ma una domanda così, c'è davvero amicizia, complicità o competizione all'interno del chi non so chi vuole rispondere a questa domanda? Cioè siete davvero come si dice, ah siamo una famiglia, siamo un gruppo o no? O sì o no? Beh, noi siamo cresciute insieme da quando avevamo 10 anni e credo che loro siano come sorelle per me, non c'è rivalità, ce n'è ben poca, perché comunque anche nelle gare individuali l'una sta a fianco all'altra e tifiamo per tutte allo stesso modo e deve essere così per riuscire ad arrivare ad ottenere grandi risultati a livello di squadra, e quindi per noi questo ci viene naturale, ecco. Anche per te sì?
importante. Sì, sì, e non è, come dire una parola di circostanza, no, è realmente così, cioè abbiamo una famiglia. Sì, abbiamo una famiglia e alcune di noi si sono anche tatuate appunto il nome che ci hanno dato nel 2015. E che è una come si fa per gli innamorati, diciamo, esatto, e quindi questo ci accomuna e ci riunisce ancora di più. Tu che cosa hai tatuato? Io lo stesso tatuaggio loro. Abbiamo, è lo stesso tatuaggio, esatto, abbiamo tutte e cinque, noi due e lei e altre due ragazze che non sono qua perché loro sono entrate nel gruppo in un posto un po' dopo che si può vedere, ecco, qui al braccio, quindi sì. Ecco, esattamente, sì, sì. Poi probabilmente durante l'esibizione era. Ragazze, bravissime. Bello, complimenti, bravissime, congratulazioni, sono veramente un esempio, valori meravigliosi da tramandare ai ragazzi, ai giovani che si appassionano allo sport, resilienza, sorellanza, veramente una dedizione importante. Quindi complimenti ragazze. Ophelia vorrebbe, grazie, cominciare. Che cosa si fa per cominciare? No, si comincia da molto presto, vero? Io mi sa che ormai... è in ritardo, è giovanissima, sì, ci mancherebbe, però non è mai troppo tardi. No, vabbè, io ho iniziato a 3 anni, quindi ero piccolina. Ophelia, sei in ritardo. Mi sa di sì, di 20 anni. Sei un po' in ritardo. Allora, noi intanto ringraziamo il presidente di Bixia Gym, Folco Donati, che è qui e che ringraziamo, ma intanto chiamiamo Fabio Fontana e l'onorevole Maurizio Panizza a premiare le nostre ragazze, le nostre 5 ragazze d'oro. Eccole qua. Eccoli, buonasera. Buonasera. Allora, intanto consegniamo il premio, arriva il premio, però una battuta la volevo fare sia con l'onorevole Panizza, che tra l'altro le ha seguite a Parigi, perché era lì, no? Era un appassionato, sì, di sport. Ero a Parigi, ho avuto la fortuna di essere davanti a loro e emozionarmi, e ho pensato ai tanti sacrifici che hanno fatto negli anni per poter raggiungere quel risultato, perché noi guardiamo sempre le luci della ribalta, non pensiamo a quello che c'è dietro, alla tanta fatica che giorno dopo giorno viene accumulata per raggiungere una vetta mondiale. Complimenti. Certo, grazie. Fabio, invece, al volo, tu sei inventore di un supporto meraviglioso che è stato utile anche per le ragazze. Vogliamo spiegarlo? Abbiamo cominciato con questo cerotto magico, che fa? È una nanotecnologia che abbiamo utilizzato nei loro allenamenti in palestra a partire da un annetto fa circa, molto prima delle Olimpiadi, nei momenti più duri della preparazione, e colgo l'occasione perché le ho viste allenarsi, ho visto i ritmi di lavoro intenso che hanno dalla mattina alla sera, gli infortuni che subiscono e non si arrendono mai, hanno un allenamento loro che è più intenso di quello dei marini. E quindi qual è il tuo supporto alle ragazze? Noi abbiamo fatto un lavoro di monitoraggio e poi di controllo dei loro dolori, delle loro tensioni, e le trattiamo e le rimettiamo in bolla con questa tecnologia, insomma, le abbiamo aiutate nei momenti di dolore per allenarsi un po' di più. È un'applicazione, no? È un cerotto, è un'applicazione... dei dispositivi iniziali. Poi ci scambiamo il numero perché sono qui a se qualche cominciamo a farci sentire. Intanto chiamerei le ragazze per i premi e per consegnare appunto alle nostre meravigliose ragazze il premio Radicchio d'Oro 2024 per lo sport. Eccole qua. Allora, il premio alla Nazionale di Artistica Femminile ad Alice D'Amato, Manila Esposito, Angela Andreoli, Giorgia Villa ed Elisa Iorio. Oro, argento a Parigi e a tutta l'Italia. Grazie mille. Foto di grazie. Allora facciamo una foto tutti quanti insieme. Fabio, vieni qui, facciamo la foto. Cheese, 3, 2, 1 e l'applauso ovviamente dell'Accademia. Viva!